Subite un pignoramento immobiliare e solitamente non sapete come muovervi, quali soluzioni cercare, a chi rivolgervi e infatti quasi sempre finite per scegliere la cosa sbagliata. In questo video allora avvertimenti e soluzioni per il debitore immobiliare pignorato. I creditori, dopo diversi solleciti, ti hanno notificato l'atto di pignoramento. Parentesi, è inutile non rispondere al postino o non farsi consegnare la busta verde o non andare a ritirare l'atto dopo aver trovato l'avviso nella cassetta delle lettere. La notifica si perfeziona comunque, il giudizio proseguirà lo stesso e tu avrai fatto solo l'errore di non controllarlo e di lasciarlo gestire ai creditori. Bravo, complimenti. A questo punto il giudice dell'esecuzione ha nominato un perito stimatore ed un custode giudiziario che presto ti invieranno una raccomandata per avvisarti che in quel dato giorno e a quella data ora verranno a casa tua per fare il sopralluogo. Altra parentesi, è sbagliatissimo non permettergli di entrare in casa. Questo comportamento ti costerà l'ordine di immediata liberazione dell'immobile e verrai buttato fuori casa nel giro di un paio di mesi. Se invece consentirai l'accesso e non creerai problemi, nella peggiore delle ipotesi lascerai il tuo immobile dopo la vendita dello stesso entro 120 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento, in pratica dopo mesi e mesi se non anni dal pignoramento. Una volta entrati in casa il custode, se è un bravo professionista, dovrebbe dirti cosa sei ancora in tempo di fare per salvare l'immobile. Ma siccome ci siamo accorte che il debitore non riceve un'adeguata informativa, lo facciamo noi oggi in questo video. Innanzitutto, la prima cosa che ti consigliamo vivamente di fare andando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione è la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del tribunale presso il quale pende l'esecuzione. Se non lo fai, e tranne che tu non sia costituito in giudizio con un avvocato, tutti gli atti e gli avvisi a te diretti saranno comunicati solo in cancelleria e non anche al tuo indirizzo, e tu continuerai ad ignorare tutto ciò che nel frattempo sta accadendo a tuo danno. Se poi sei un debitore perspicace, appena ricevi la notifica del pignoramento, fai immediatamente esaminare il tuo caso da un avvocato specializzato in questo campo. Potrebbe riscontrare delle irregolarità nel pignoramento che si verificano più spesso di quanto credi, e in tale ipotesi depositare a tuo vantaggio e per tempo un'opposizione all'esecuzione. Sappi che queste opposizioni le puoi fare solo entro la prima udienza, prima cioè che il giudice dia il via alla vendita all'asta dell'immobile. Ecco perché è importante che tu ti muova velocemente. Ma aspetta, non andar via, ascolta ora qualche possibile soluzione. A seconda del lavoro che svolgi o che svolgevi, a seconda dell'ammontare e della natura dei tuoi debiti, all'ammontare dei tuoi redditi, passati e attuali, a seconda che tu abbia o non abbia ancora un lavoro, considerate anche le cause che hanno generato la tua difficile situazione economica o, perché no, la tua meritevolezza, potrai, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, concludere con tutti i creditori un accordo giudiziale di composizione della crisi. Oppure potrai proporre ai creditori un piano del consumatore. Queste due strade, in teoria, le puoi intraprendere anche senza l'assistenza di un legale, ma devi essere necessariamente in possesso di alcuni requisiti di cui non ho il tempo di parlarti in questo video, ma che puoi iniziare a cercare su internet, tanto per farti un'idea. Se invece la tua condizione non ti consente di accedere a queste procedure di sovraindebitamento, per esempio perché non lavori o perché non vuoi, o se non ti conviene perché ti è stato pignorato un unico immobile, eccetera, potrai ancora scegliere tra varie opzioni. Chiedere il pagamento in 48 rate del tuo debito, per esempio bloccando il pignoramento con un'istanza di conversione, di cui ti abbiamo già parlato nel video che dovresti trovare qua in alto da qualche parte. Se poi sei in grado di pagare una parte dei tuoi debiti, puoi proporre un accordo a tutti i creditori.
L'accordo potrebbe per esempio prevedere una riduzione del capitale e o degli interessi o una dilazione nei pagamenti. Per raggiungere tale scopo, ricorda, puoi chiedere, con il consenso però di tutti i creditori, la sospensione della procedura esecutiva per 2 anni. Se invece non sei in grado di pagare nulla, potrai sempre attivarti per vendere privatamente, cioè da solo o tramite un agente immobiliare, il tuo immobile, evitando quindi che venga venduto all'asta ad un prezzo notevolmente inferiore al suo reale valore. Ovviamente con il ricavato dovrai pagare tutti i creditori, ma se avanza un residuo lo terrai tutto tu. Questa soluzione è preferibile soprattutto quando il valore dell'immobile è superiore al valore dei debiti. Quando invece il valore dell'immobile è più o meno uguale all'ammontare del debito o di poco superiore, o se per te non è facile metterti in contatto con tutti i creditori, potrai chiedere l'intervento di qualche buon professionista del saldo e stralcio, che sapendo negoziare meglio di te potrà essere in grado di strappare ai creditori un accordo conveniente per tutti. In questo caso è possibile che al termine della trattativa il debitore resti senza casa e senza neppure una piccola parte di soldi, ma è altrettanto vero che resterà anche senza debiti e creditori alle calcagna. Per questioni di tempo mi fermo qua, ma sappiate che in tutte le soluzioni di cui vi ho parlato, la presenza dell'avvocato al vostro fianco non è obbligatoria, ma è indispensabile. Fidatevi se vi dico che la bontà di una scelta piuttosto che di un'altra, la bontà di un accordo o di una transazione non si vede all'inizio o al momento della stretta di mano o della firma della rinuncia agli atti o della consegna dei soldi. Una determinata trattativa si può dire andata a buon fine per voi debitori solo se era davvero l'opzione più conveniente per i vostri interessi e non per le tasche di chi ci guadagna e soprattutto se vi tutela effettivamente per il resto della vita. Credetemi, tanto per dirvene una, ho visto rinunce agli atti scaricate da internet o copiate dall'amico che hanno permesso poi ai creditori in un secondo momento di avviare nuove azioni esecutive dopo l'accordo. Quindi, se ritenete, affidatevi pure ad altri professionisti, ma lasciatevi consigliare di avere sempre al vostro fianco un avvocato che supervisioni i lavori. Io sono Raffaella Chiappetta, l'altro avvocato titolare dello studio legale Iocca Chiappetta, e come vi ho già detto, al tempo del coronavirus, i video purtroppo tocca girarli a me. Quindi anch'io, come voi, mi auguro che prestissimo torni tutto alla normalità, in ogni senso. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguiteci anche sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram, ma soprattutto sappiate scegliere il vostro avvocato.